Colpo di scena. Albano e Romina tornano insieme. La coppia d'oro della musica italiana ha in programma nei prossimi mesi una serie di esibizioni. Ci troviamo talmente bene sul palco che in estate faremo anche 4 concerti qui in Italia, uno all'Auditorium di Roma il 28 luglio, dice a nuovo la Power. Una notizia, questa, che certo non ha fatto piacere a Loredana Leciso, l'attuale compagna del divo pugliese. Quando tra lei e il cantante tutto sembrava essersi sistemato, Romina ci ha messo lo zampino, dimostrando di aver voglia di riprendersi quello che un tempo era suo. Lo dimostra pure quanto è successo a Standing Ovation, il programma condotto da Antonella Clerici, alla fine di un duetto canoro sulle note di Felicità. La Power sembrava non desiderare altro che baciare Carrisi, anche per accontentare il pubblico in studio che lo chiedeva a gran voce. Stavolta. Lui è stato categorico e ha evitato di avvicinarsi troppo all'ex moglie per rispetto verso Loredana Leciso e i loro 2 figli, Albano Jr. e Yasmine. La diciamo tutta, ha spiegato l'artista un po' stizzito. A quest'ora a casa c'è il piccoletto che sta guardando la TV e la piccoletta che sta seguendo questa trasmissione. E c'è anche Loredana. Sia i bambini sia gli adulti vanno sempre rispettati. Una scelta comprensibile, ma la Power ha continuato lo stesso a stuzzicarlo, incurante dell'imbarazzo dell'ex marito. Ho capito, allora il bacio ce lo diamo dopo, ha detto Romina con aria furbetta. Una frase sibillina, buttata là quasi per gioco, ma che solo un anno fa sarebbe stata impossibile da pronunciare per una donna come lei, da sempre restia a cavalcare le voci di un ritorno di fiamma con Carrisi. E invece, da qualche tempo la figlia del divo di Hollywood Tyrone Power sembra aver cambiato completamente strategia. Sulle sue recenti affermazioni si potrebbe scrivere Christelle e Romina Jr., i quali hanno sognato a lungo che tra mamma e papà tornasse la pace. Albano Carrisi e Romina Power insieme. Albano Carrisi e Romina Power foto storica. Coi miei eredi c'è un legame fortissimo, non ci lasciamo mai. Sottolinea la Power. E adesso mi piacerebbe tanto diventare nonna. Alcune mie amiche lo sono già da tempo e 10 ancora numero così cerco di incoraggiare Christelle Devor. Ogni tanto chiedo, a che punto siamo? Anche se non posso insistere più di tanto, perché tocca a loro decidere. Proprio il matrimonio della loro terzogenita con il fidanzato storico, Devor Luksic, si è rivelato nel settembre del 2016. Il momento ideale per riunire ufficialmente tutta la famiglia. Unica esclusa Loredana Leciso, rimasta a casa nonostante avesse ricevuto, ma all'ultimo minuto, l'invito da Christelle. La showgirl leccese continua ad avere un rapporto turbolento col clan dei Carrisi. E, per evitare inutili polemiche, da un po' di tempo a questa parte ha scelto di mettere da parte il suo istinto battagliero, a vantaggio di un profilo più basso. Un atteggiamento impeccabile, specialmente adesso che Romina ha smesso di trattenersi, lasciandosi andare a qualche frase discutibile nei confronti di Albano. Ospite nell'ultima puntata di Domenica Live, la Leciso ha difeso il suo rapporto col cantante di Nel Sole, fingendo indifferenza. Sono troppo adulta per essere gelosa e poi conosco Albano. Ho certezze solide, il resto è spettacolo, ha detto Loredana. Chi, però, la conosce bene ha colto sul suo viso quel pizzico di angoscia che sta provando in questo momento. In fondo, lei vorrebbe condividere il progetto di famiglia allargata che Albano Carrisi predica da sempre. Se non fosse che le recenti dichiarazioni shock di Romina hanno finito col turbare quell'equilibrio faticosamente costruito. Insomma, la dinastia di Cellino San Marco sembra essere ricominciata con nuovi episodi e il solito triangolo amoroso. Da una parte c'è la Power, l'ex moglie tornata alla carica, dall'altra, invece, la Leciso, la sua compagna attuale.
E in mezzo c'è lui, Albano, l'uomo del sud con l'indole del patriarca, che ha risposto per le rime a coloro che lo avevano fischiato per il mancato bacio a Romina. Dove eravate quando ho mangiato veleno? Ha esordito Carrisi. E poi ha aggiunto, vi suggerisco di occuparvi degli affari vostri, così vivremo tutti meglio e con felicità. Se non è una telenovela questa. Tratto da nuovo.